cordiale buonasera amici sportivi, ben ritrovati all'appuntamento con il calcio di Serie D. Si gioca la 31esima giornata del torneo, ci si avvicina veramente al rush finale per questo torneo e quest'oggi qui allo stadio Luigi Muzzi è in programma una di quelle sfide che ha i contorni, come si dice, del tutto particolari, visto che arriva la capolista pianese, 58 punti per la prima della classe, un punto in più sul Follonica Gavorrano, 4 sul Grosseto, 5 sul Livorno, Orvietana 34, sarebbe al momento addirittura salva matematicamente in virtù degli 8 punti di distacco sul Real Forte Querceta. Tutto però ancora da decidere, tutto è ancora in ballo per quanto riguarda sia la coda che la vetta di questa classifica, nessun verdetto emesso. Punti forse decisivi quest'oggi per la lotta salvezza, per la corsa anche verso la Serie C. L'Orvietana è reduce da 2 vittorie consecutive, è tornata a vedere la salvezza diretta anche grazie al distacco, come dicevamo, sulla terz'ultima. La pianese è la capolista del torneo. In settimana il suo presidente Maurizio Sani, malgrado la sconfitta di una settimana fa, ha suonato la carica dicendo che vuole tornare nel calcio professionistico. I bianconeri però hanno un solo punto di vantaggio sul Follonica Gavorrano, che si è rifatto sotto anche il Grosseto, ora a meno 4. Nella pianese militano 2 ex che erano stati 3 protagonisti della cavalcata incredibile del girone di ritorno della scorsa stagione, Francesco Proietto e Guglielmo Mignani, quest'ultimo capocannoniere dell'attuale campionato con 18 reti messe a segno. All'andata, piuttosto a sorpresa, entrambi non furono schierati dall'allenatore degli amiatini Prosperi. Alla fine la gara terminò in parità 1-1 con la rete di testa di Congiu, che aveva portato addirittura in vantaggio l'Orvietana d'inizio ripresa. Ancora Congiu, a inizio secondo tempo ha messo la firma domenica scorsa sull'importante vittoria sul campo del San Donato Tavarnelle, ribadendo in rete la palla che Orchi aveva stampato all'incrocio dei pali. Arbitra l'incontro Franzò di Siracusa insieme a Cucci di Trapani e Rallo di Marsala. C'è una curiosità nei confronti del direttore di gara, che ha avuto una esperienza in passato salvando la vita a un portiere della formazione che stava guidando in campo per uno scontro di gioco. Il attuale arbitro del match di oggi era infermiere, non sappiamo se ancora lo è, e è intervenuto salvando la vita a questo giocatore, arbitro che quindi sa veramente guidare quello che è una partita di questo livello, e ce lo auguriamo tutti. Allora, c'è da segnalare la bella affermazione ieri dei ragazzi della Juniores, che si sono imposti 6-4 contro l'Avezzano, terza posizione in classifica per la squadra di Giuseppe Olimpieri, in attesa delle ultime partite che potrebbero rilanciare la formazione orvietana addirittura in seconda posizione. Tutto però è da decidere negli ultimi 2 incontri che mancano. Sul fronte della formazione vediamo che tornerà tra i pali Filippo Marricchi dopo 3 turni che hanno visto Rossi assoluto protagonista nelle sfide che ha disputato la formazione biancorossa, mentre ci sarà di nuovo Mafalù al centro del campo di gioco con Chiaverini là davanti a far coppia con Santi. Ci fermiamo adesso, linea la regia, poi di nuovo qui pronti per goderci questa partitissima della 31esima giornata del girone di Serie D. Gruppo Biagioli, edilizia, lavorazione inerti, movimento terra, recupero e trattamento materiali inerti. Via Taro 6, Orvieto, telefono 0763 340784. Omar,
Officina Veicoli Industriali. È riparazioni, allestimenti, pneumatici e servizio di assistenza di mezzi adibiti al trasporto. La Omar è centro revisioni automobili e veicoli industriali. Omar, via dei Tessitori 14, Bardano di Orvieto, telefono 0763 316284. IPC SRL, impresa Petrangeli Cesare, lavori edili e ferroviari, telefono 0763 316193. Eccoci di nuovo collegati con lo stadio Luigi Muzzi, le due squadre stanno facendo il loro ingresso in campo, Orvietana casacca bianco-rossa completamente nera con contorni dorati per la Pianese, sfida ovviamente molto interessante, bella, tutta da seguire per due squadre sicuramente in palla, sicuramente in forma, seppur la Pianese reduce da questa sconfitta interna contro il Grosseto. Rimasta comunque in vetta alla classifica la formazione di Patronzani, che si schiera come vedete da sulla vostra sinistra agli ordini del signor Fabio Franzò di Siracusa, Salvatore Girolamo Cucci di Trapani, Alessandro Rallo di Marsala. Le due squadre stanno facendo ora il solito rito di scelta del terreno di gioco. Ci sarà prima dell'inizio del match un minuto di raccoglimento per le vittime della tragedia di Suviana, con i 7 morti della centrale Enel, e ci sarà anche il ricordo del dottor Bacchio, spessissimo se non anche di più sempre presente qui allo stadio Luigi Muzzi. E allora un minuto per ricordare tutti quanti. Un giusto doveroso omaggio, tutti in piedi anche la panchina che si è posizionata di fronte alla tribuna centrale. Si vanno a schierare le due formazioni da destra a sinistra dei vostri teleschermi, la Pianese con De Fazio, Remi, Melvin, Loporto, Proietto, Polidori, Di Martino, Boccadamo, Simeoni, Mignani, Le Donne e Mastropietro. A disposizione di Prosperi ci sono Iurino, Gagliardi, Tognetti. Adesso il saluto da parte di Patron Biagioli, che dedica una targa. Eccola, in memoria del dottor Bacchio. E allora dicevamo in panchina Iurino, Gagliardi, Tognetti, Falconi, Miccoli, Monanni, Lulli, Bramante, Couco. Orvietana che risponde con Filippo Marricchi che ritrova i pali dopo 3 turni forzati. Manoni, Lorenzini, Ricci, Mafalù, Congiu, Fabbri, Orchi, Chiaverini, Proie e Santi. A disposizione di Rizzolo ci sono Rossi, Labonia, Grego, Caravaggi, Di Natale, Marcheggiani, Sacoa, Marsili e Siciliano.
tutto è pronto per iniziare, si è andato riempiendo il stadio Luigi Muzzi, siamo in perfetto orario sul tabellino di marcia e si parte. Subito palla lunga da parte di Proia a cercare Chiaverini, il rilancio, pallone che arriva nella zona centrale, ma Falù lo sfiora, poi la mette giù ancora Orchi. Pallone lavorato a destra da Manoni, Manoni prova a metterlo dentro, c'è una deviazione, palla che schizza, ancora Chiaverini che prova a lottare e va a guadagnarsi una rimessa laterale. Sarà interessante vedere l'intensità che i ragazzi orvietani metteranno in campo dopo le brillanti prestazioni con Givi Borgo e San Donato. Manoni la getta lunghissima in mezzo, attenzione il colpo di testa, ancora Orchi anticipato, palla respinta, Congiu, Mignani, finisce a terra Mignani, mantiene il pallone in campo Manoni, anzi no, l'arbitro ferma il gioco, assegna la semplice rimessa, non c'è fallo, gli ex di turno Mignani e Proietto entrambi in campo, non lo erano stati nella sfida dell'andata. Palla allargata per Remy, sciabolata lunga in profondità, palla che non passa, c'è Congiu che propone ancora in avanti, palla che viene recuperata da Proietto. Ancora il lavoro da parte della Pianese. Palla che viene recuperata ancora sul settore di sinistra da Fabbri. La scodella in avanti a cercare Chiaverini. Pallone che rimbalza, ci prova Santi di prima intenzione. Senza inquadrare la porta, ma De Fazio la fa sua tranquillamente. Rimane alta in pressione l'orvietana. Allora prova ad uscire, palla al piede adesso la Pianese, pressione anche sul portatore di palla, palla lunga a cercare Mignani, c'è Congiu che si fa sentire, poi il pallone di Proia che lotta in mezzo al rettangolo di gioco, recupera il pallone Mastro Pietro, palla in profondità, attenzione Mignani prova a sgusciar via, si ferma il gioco, c'è il fallo però su Mastro Pietro, calcio di punizione in favore della Pianese. A 1 in casa, sconfitta per la capolista contro il Grosseto che rientra prepotentemente in corsa campionato, seppur ancora 4 lunghezze da recuperare sulle battistrada per la formazione toscana che l'Orvietana affronterà fra 15 giorni dopo la trasferta di Montevarchi. Calcio di punizione. È pronto a batterlo Mastro Pietro. La finta del compagno, c'è il movimento, palla scodellata in mezzo, c'è la deviazione tentata da parte dell'inquadrato giocatore, si tratta del numero 3 Loporto, palla che si impenna oltre la traversa. Si riprenderà con la rimessa dal fondo Marricchi, rimane alta anche la Pianese, Ricci, sciabolata lunga, cercare Santi che finisce a terra, tutto regolare, ancora il pallone recuperato dalla formazione che guida la graduatoria del raggruppamento, Ricci scaraventa lontano però sui piedi ancora di Simeoni, pallone che arriva nella zona centrale dove lo lavora Proietto, prova ad avanzare il numero 4 attaccato da Mafalù che lo mette giù con fallo, calcio di punizione. Calcio di punizione per la formazione ospite, si rialza Proietto, le indicazioni di Antonio Rizzolo. Squadra che retrocede a difendere la propria area di rigore. Sul pallone c'è le donne. Si muove le donne, il pallone invece è scodellato in mezzo, il colpo di testa. Ancora un giocatore che rimane a terra, attenzione. Si mette le mani in volto un giocatore dell'Orvietana. Scaldano un po' subito gli animi all'inizio di questa partita. Santi è rimasto a terra.
chiede Lumi al direttore di gara Santi. Partita che entra subito nel vivo dopo 5 minuti di gioco, carica agonistica ovviamente altissima in campo. Pronta la rimessa la Pianese con le mani, anche questa è lunghissima in mezzo, Congiu respinge, poi Santi va alla ricerca del pallone. Santi, attenzione al rilancio lunghissimo che arriva direttamente verso Marricchi. La mette giù Marricchi, va subito al rilancio sulla corsia di sinistra, il colpo di testa di Santi, pallone che viene rincorso da Fabbri, è in vantaggio Polidori, la gioca corta a favore di Remi, il rinvio lungo, palla respinta da Lorenzini direttamente in fallo laterale. Si è riempito la tribuna centrale, si è riempita la tribuna centrale del Stadio Luigi Muzzi. Moltissime presenze non solo orvietane ma anche della formazione ospite, vista anche la distanza con Piancastagnaio non certamente elevata come le altre. Palla che passa, attenzione, ma Falù non c'era arrivato, Proia libera, pallone che viene rincorso da Fabbri, è in vantaggio Polidori, la gioca a destra, attenzione Lorenzini fatto fuori, attenzione alla percussione di Boccadamo, la chiusura da parte di Ricci. Boccadamo, lo ricordiamo, già all'andata una spina nel fianco, occhio su quel settore, primo passo davvero prorompente da parte del numero 7. Rimessa ancora lunga, probabilmente sì, lunghissima in mezzo, svetta Orchi, poi un altro colpo di testa con palla che finisce in angolo, dice l'arbitro, in angolo, primo della partita. Primo angolo della partita, sulla sfera c'è Proietto e le donne, vediamo chi dei due si allontana, le donne, sarà Proietto a scodellare in mezzo, pallone a girare, attenzione, filtra, rimane a terra un giocatore, due giocatori della Pianese e poi scaraventata a terra un altro giocatore orvietano, si tratta di Manoni, si scalda la partita, si scalda e come. Franzò avrà il suo bel da fare oggi. Per il momento solo richiami verbali, per il fischietto che, come ci ha ribadito anche Roberto Paci in un articolo di questa settimana, non ha ancora estratto mai un cartellino rosso nella sua stagione di Serie D. Pallone lungo da parte di Marricchi. Palla nella zona di Chiaverini, anticipato di testa, poi quest'altra parte Ricci, nella zona centrale c'è Remi, ancora scaraventa questo pallone lungo in avanti, Marricchi al limite della propria area, subito per Manoni, ancora attaccato, grande pressione da parte della formazione di casa, attenzione Santi, Chiaverini, anticipato dall'uscita di De Fazio, confermato Daniele Chiaverini dopo la bella impressione offerta a San Donato Tavernelle. Pallone scodellato a sinistra dove lo gioca Di Martino, poi Congiu, fallo ancora sul giocatore della Pianese, si tratta di le donne, calcio di punizione ancora. Sempre Proietto e le donne sulla sfera, distanza che potrebbe essere ragguardevole per tentare la battuta, due uomini in barriera per Marricchi, vediamo, si allontana Proietto, ci prova le donne,
Scodella lungo sul palo lontano, direttamente out. Nessun problema per l'estremo difensore Filippo Marricchi, che si era infortunato qualche settimana fa proprio in allenamento nell'allungarsi, ma Rossi ha fatto veramente tre partite, una meglio dell'altra. Pallone toccato da Santi, poi Fabbri, la gioca per Proia, ancora verso Fabbri, Santi, ancora Fabbri, provano a duettare, riescono a guadagnare una rimessa laterale. Pronto la rimessa a favore di Fabbri, anzi Lorenzini, la gioca lunga in avanti, il colpo di testa, pallone respinto, Orchi lo ripropone ancora in avanti, ancora Santi, vediamo se Proia ce la fa a mantenerla in campo, c'è riuscito un giocatore della Pianese, ma Lorenzini recupera, attenzione, ancora a cercare Santi, palla che non passa e poi spedisce lontano la difesa con Proietto. Altra rimessa, sempre di Lorenzini, lunga sulla fascia, Fabbri, subito raddoppiato, prova a girarsi, palla al piede Fabbri, un rimpallo favorevole, vedete come sono aggressivi quelli della Pianese, palla che rimane lì, ma la Corvedana non è da meno, e ancora un pallone rilanciato lungo, si gioca sullo stretto, palla fuori, rimessa ancora biancorossa. Ancora Lorenzini, sempre Fabbri, di nuovo raddoppiato, perde il pallone ma lo recupera solo per un attimo, ancora Lorenzini, poi Proia, cambia tutto da quest'altra parte, molto bene a favore di Manoni che ha un po' di spazio, gli si fa incontro un avversario, si avvicina Manoni, attenzione che Manoni è un gran tiro, palla per Santi, si muove Chiaverini, Santi, corsia di destra, la mette in mezzo, c'è il pallone respinto. Palla che viene rilanciata fuori, ancora il pallone che viene recuperato da Capitan Simeoni che lo scodella subito in profondità a cercare Mignani, Mignani e Congiu. Mignani e Congiu, controlla bene Congiu, lascia sfilare sul fondo, rimessa per Marricchi quando siamo giunti al 12:20. Risultato fermo sullo 0-0 qui allo Stadio Luigi Muzzi tra Orvietano e Pianese. Vi ricordo, si gioca la 31esima giornata di questo campionato. Palla lunga in avanti, ma Falù non prende il tempo giusto, regala rimessa agli avversari. Pallone che viene recuperato dal numero 3 Lo Porto. Gioca lungo in avanti, il colpo di testa della difesa biancorossa, poi il pallone scodellato in mezzo, lo rincorre Proia in lotta con Simeoni, poi il raddoppio di Fabbri, la palla schizza a favore di Santi, vediamo Santi, ha un po' di spazio, Santi viene messo giù, tutto regolare dice l'arbitro, la chiusura ancora di Proietto, poi Mafalù ci mette una pezza, è rimasto giù Santi sull'intervento in tackle di Proietto, tutto regolare per l'arbitro Franzò. Si riprenderà con la rimessa laterale mentre Ricci ha qualcosa da ridire nei confronti del direttore di gara. Lo Porto. La gioca lunga in avanti. Congiu, forse strattonato, pallone lungo, respinto, ancora Mafalù, zona centrale, ci arriva Fabbri, in anticipo Remy, ancora il colpo di testa di Lorenzini, sempre verso Fabbri sulla corsia, Fabbri e Remy, chiude bene il difensore, palla che filtra, attenzione, pallone in avanti, ancora Congiu, che si fa sentire su Mignani, molto bene, poi ancora Mignani recupera, ancora Mafalù, pallone che rimane lì, sempre sui piedi della Pianese che prova ad affondare sulla corsia di destra, attenzione, palla per il cross in mezzo, ancora Congiu, sempre presente, ancora il pallone per le donne, quindi Boccadamo, la gioca all'indietro, attenzione, si avvicina all'area di rigore Proietto,
allarga da quest'altra parte a favore di Loporto, apertura a sinistra per l'intervento di Chiaverini, giudicato irregolare nei confronti del numero 6 di Martino, calcio di punizione. Calcio di punizione con le donne e proietto sempre loro sui calci piazzati, movimento in area di rigore, se ne va proietto, parte le donne, pallone sul secondo palo, controlla con calma Marricchi. Indicazioni di Rizzolo. Effettuata la rimessa a favore di Congiu. Attenzione, c'è Mignani in pressione. Rilancio da parte di Marricchi nella zona di Santi che prolunga di testa. Poi il pallone per Di Martino, attaccato da Chiaverini. Il rilancio del numero 6 nella zona presidiata da Congiu, che tocca a favore di Manoni, che la rilancia ancora in profondità a cercare Chiaverini. Il rimpallo favorisce Proia. Sempre attaccato Proia, che va a commettere il fallo su Di Martino, su Simeoni, calcio di punizione. Pronto a battere il calcio di punizione la formazione di Prosperi, il tocco per Loporto, attaccato da Chiaverini. Ancora il pallone lavorato da Proietto, sempre Chiaverini su di lui, si gira bene Proietto, ha difficoltà nel cercare un compagno, poi riesce a dare a Di Martino in qualche modo, che scodella subito lungo, ancora Congiu, sempre ben piazzato, Orchi, Santi, la mette giù, appoggio a ritroso a favore di Lorenzini, subito lungo a cercare il movimento di Chiaverini, è in anticipo Polidori. Pallone che viene recuperato ancora da Simeoni, in profondità, pallone che ha fatto filtrare, attenzione Mignani, Mignani, il sinistro, il gol, gol di Mignani. Un'occasione e Mignani mette la palla in rete. Gol dell'ex. 19° centro, stagione d'oro per Mignani. E al minuto 18 la Pianese si porta in vantaggio. Si riprende con la rimessa per l'Orvietana, Proia ancora lungo a cercare Chiaverini, va Chiaverini in pressione, lasciano sfilare il pallone che termina oltre la linea laterale, pronta la rimessa in gioco la formazione della Pianese, adesso ovviamente Orvietana che deve spingere di più. Siamo al 18° minuto. La rimessa di Loporto, lunga in avanti, il colpo di testa, c'è fischio arbitrale, fallo di Congiu su Mignani. Già recuperato il pallone, Simeoni, sciabolata lunga, ancora a cercare Mignani, Mignani e Congiu, stavolta controlla bene il difensore, palla che sfila sul fondo per il punteggio che ha cambiato qualche istante fa con il gol di Mignani. Ricci, Lorenzini,
Pallone lungo in avanti, colpo di testa di Santi, respinto ancora il tentativo, palla che arriva a Ricci. Orchi la prolunga nella zona centrale dove c'è il solito Proietto che va ad allargare. Ragazzi, Proietto è Proietto, lo abbiamo visto anche lo scorso anno, ancora un gran lavoro, guardate che palla che ha messo per le donne in area, le donne la mette dentro e Mignani raddoppia. Questo gol è di Proietto. Sì. 2-0, doppietta per Mignani. Ma come detto, qui buona parte della partita, del gol, va a merito di Proietto, 1-2 vicidiale della capolista. Orbitana che deve spingere adesso, deve dare di più. È una squadra in grado di fare rimonti incredibili, quella dell'Orbitana. Si riprende, pallone all'indietro per Orchi, Congiu, Manoni, attaccato ancora da Mignani che per un attimo riconquista il pallone, poi scintille con Mignani. L'arbitro adesso va a richiamare, pallone che viene recuperato ancora dal numero 6 Di Martino. Pallone per Mignani, anticipato da Congiu, è angolo. Provano a farsi sentire i tifosi ospiti. Va sulla bandierina ancora le donne, si avvicina anche Proietto, pronto ancora le donne, Proietto, mentre ancora scintille in mezzo all'area di rigore. Ancora scintille, si allontana le donne, sarà Proietto a battere il calcio d'angolo, pallone in mezzo, palla che rimane lì pericolosamente. Marricchi subito al rilancio lungo verso Fabbri che si è posizionato a destra, vai Fabbri, ha superato un avversario, Fabbri limita dell'area, entra in area Fabbri, attenzione, la mette dentro, bassa. Pallone che viene recuperato da Boccadamo. Congiu, palla che arriva da quest'altra parte dove Chiaverini va a lottare, alza questo pallone a campanile le donne nella zona di Santi, protegge il pallone su Remy, ancora Santi, si gira Santi, va a scambiare molto bene con Fabbri, zona tiro, Santi, conclusione ribattuta, ancora il pallone rilanciato lungo in avanti, non c'è nessuno. E allora Marricchi, vediamo se prende un po' di coraggio l'Orvietana dopo questo 1-2 micidiale della capolista. Ancora il pallone lungo in avanti verso Chiaverini che finisce a terra, non c'è fallo dice l'arbitro, si continua a giocare, lo porto. La gioca corta a favore di Polidori, rallenta ovviamente il gioco la pianese. Polidori, sciambolata lunga a destra a cercare il compagno Boccadamo, palla imprendibile, e allora ancora il pallone lavorato in profondità, ancora Congiu, respinge Mafalù, alza questo pallone a campanile nella zona di Proia che non riesce a controllare, ma c'è Chiaverini, attenzione Chiaverini per Proia, tu per tu, Proia, 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 gol, gol, gol,
2-1, grande lavoro di Chiaverini, ecco Broglia, ancora a segno, forza, 2-1, ma che cosa ha fatto Chiaverini? Si è trovato questo pallone alle spalle, si è girato e ha infilato tutta la difesa con un filtrante straordinario per Broglia, 2-1, esattamente al 25esimo minuto. Palla in avanti per la Pianese, controllo da parte di Di Martino, recupera palla Chiaverini, poi Mafalù la ripropone in avanti, va Fabbri in pressione, Polidori la gioca corta, ancora l'attacco da parte di Broglia che è tarantolato, ancora un intervento tutto regolare, attenzione Di Martino si propone a sinistra, arriva Chiaverini a dar fastidio, ancora Di Martino costretto al retropassaggio, palla a favore di Loporto, gioca corta per le donne, poi Orchi, quindi Mafalù attaccato e qui c'è fallo, testa contro testa, Broglia al 25esimo, ha ridotto le distanze, ancora problemi per Mafalù e per il giocatore della Pianese che si rialza mentre rimane giù Mafalù, si trattava di Loporto, rimane giù Mafalù, vediamo se ce la fa il giocatore, ha preso una forte testata, si rialza, si riprende con il calcio di punizione in favore dell'Orvietana, pronto a batterlo Congiu, Congiu apre l'arco a favore di Lorenzini, palla troppo lunga, occhio a questi passaggi, potrebbero sembrare semplici ma a volte si calcola male, rimessa lunga in avanti, respinge Lorenzini, ancora fuori. Sempre Remy. La gioca corta a favore di Boccadamo, il cross di Boccadamo in mezzo, attenzione Mignani si gira, chiuso, palla che arriva ancora da quest'altra parte, conclusione ancora ribattuta, è un tapin e poi Broglia recupera il pallone, attenzione messo giù e qui c'è il cartellino del proietto, qui c'è inevitabile credo il cartellino, ammonito Proietto, stava perdendo palla con Broglia, cartellino giallo per Proietto, primo ammonito della partita quasi alla mezz'ora, siamo al 29esimo, pronto Ricci, pronto a battere il capitano, palla lunga in avanti verso Santi, spinto forse alle spalle le donne, la gioca corta all'1-2, ancora le donne, prova a dare in avanti, Congiu in anticipo ma Mignani riesce a toccare a favore di Mastropietro, Mastropietro contro Orchi, palla filtrante ancora per Mignani,
chiude Marricchi in uscita, ma non tocca nessuno. La rimessa sarà Orvietana. La gioca corta. Congiu, apre a Maianoni. Uno sguardo in avanti e poi il pallone lanciato lungo per Chiaverini. Vediamo Chiaverini, la velocità del numero 9. Attaccato, ben coperto dal difensore Lo Porto. Palla sul fondo. Pronto al rinvio De Fazio. Ancora il numero 1 che va a guadagnare qualche secondo sulla rimessa. Effettuato il rinvio, palla che arriva nella zona di Martino, che tocca soltanto, palla che termina oltre la linea laterale. Manoni, la gioca lunga per Santi che prolunga verso Chiaverini, palla respinta, ancora un rilancio lunghissimo in avanti, Congiu molto bene, ancora la respinta da parte di Simeoni, palla che si impenna, ancora Mafalù in mezzo al campo, va a lottare, poi Simeoni allarga sul settore di destra per Boccadamo, vediamo se riesce a mantenerlo in campo, sì, c'è Lorenzini in copertura, Boccadamo contro Lorenzini, lo punta Boccadamo, va con il cross con il sinistro, è lungo dalla parte opposta, direttamente sul fondo. La gioca subito corta Marricchi, prova a accelerare in poi tempi l'Orvietana. Manoni, sciabolata lunga a cercare Santi che prolunga ancora per Chiaverini, sta prendendo tutte Santi di testa, deve sfruttare questa opportunità anche l'Orvietana, le spizzate sono sempre pericolose. Manoni pronto con le mani a scodellare lungo in mezzo, gioca in avanti, respinto il pallone, ancora Manoni con il sinistro, va a girare dalla parte di Proia, vediamo se la mantiene in campo, sì, è attaccato da Boccadamo, scarica su Fabbri, ancora Fabbri, punta l'avversario, Fabbri cerca lo spazio, un buon cross anticipato di testa Santi da numero 5 Polidori, che poi hanno qualcosa da ridirsi. Palla in angolo, il primo della partita, 3 ne ha battuti la Pianese. Ancora discussioni in mezzo all'area di rigore, stavolta è tutta la Pianese a difendere nei propri 16 metri. Ovviamente dentro le torri Ricci e Congiu. Forza Congiu. Proia. La gioca larga da quest'altra parte verso Ricci, palla che arriva da quest'altra parte dove Manoni prova a colpire di prima intenzione, palla che finisce lontanissima dai pali. Pronto De Fazio. Rinvio da parte dell'estremo difensore della Pianese, palla verso Mignani che riesce a sfiorare, poi Proia, Orchi, gioco pericoloso, vediamo di chi, di Proia su Simeoni, calcio di punizione per la Pianese. Sale per la battuta Polidori, la gioca all'indietro per Remi, ancora sciabolata lunga in avanti, Congiu di testa, poi Proietto, allarga ma c'è Mafalù che riesce a respingere, ancora un colpo di testa, palla che arriva dalle parti di Manoni che scaraventa questo pallone lontanissimo dalle parti di Santi e Chiaverini, attenzione la palla passa, Santi la controlla, Santi il limite dell'area, Santi, conclusione ribattuta. Ribattuta al limite dell'area, poteva essere una buona opportunità.
palla ancora all'indietro verso De Fazio. Polidori, ogni tanto traballa la difesa della Pianese su questi palloni. Ancora fallo di Ricci, calcio di punizione. Pallone lungo verso Boccadamo che la fa proseguire verso Lorenzini. Attenzione Lorenzini lotta con Boccadamo, lottano i due e alla fine va a commettere il fallo. E cartellino giallo anche per Lorenzini. Calcio di punizione. È un angolo ravvicinato proprio al limite dell'area di rigore, posizionato sul settore di destra dell'attacco della Pianese. C'è Proietto e solito le donne. No, nessuno dei due. Non ci ho azzeccato stavolta. Vediamo. Pronto a battere il calcio di punizione con il sinistro verso la porta. Non passa poi la palla che rimane lì. Ancora una deviazione, angolo. Ci ha provato con questa conclusione bassa il giocatore della Pianese. Quarto angolo della partita per la formazione. Si trattava di Mastropietro che ha tentato la conclusione. Angolo. Ancora movimento in area di rigore. Pallone in mezzo. Svetta Orchi. Rimane a terra un giocatore dell'Orvietana. Ancora contatti ai limiti della regolarità, poi Marricchi che va a rilanciare, attenzione il pallone che rimane da quest'altra parte, ha provato a sorprendere Marricchi che ha recuperato subito la posizione, Manoni, non c'è un attimo di respiro, palla per Mafalù che si scontra con un avversario, ancora Mafalù, si fa sentire, poi arriva Proia, arriva anche Chiaverini, ma Proietto resiste, avanza palla al piede il numero 4, va a allargare per Boccadamo, ma Lorenzini legge benissimo la situazione e va in progressione sul settore di sinistra, si ferma ora Fabbri, il tocco a favore di Orchi, uno sguardo verso i compagni, chiama al gioco anche Congiu che apre probabilmente a destra per Manoni, eccolo qua, prova ad avanzare Manoni, un po' di spazio, gli si fa incontro un avversario, Manoni lo punta, va Manoni, cerca di mettere in mezzo, guadagna la rimessa. Ci ripensa e poi è pronto a gettarla nel mucchio. Palla in mezzo verso Santi, palla che schizza ancora al limite dell'area. Rilanciata fuori, Ricci si ferma, la gioca corta a favore di Orchi che riapre da quest'altra parte per Manoni. Vai Manoni, sulla corsia, vai Manoni, ancora un tiro cross, come con Givi Borgo. Stavolta però la palla scende. La recupera De Fazio, è già rimesso in moto per Remi. Sbaglia l'appoggio Remi, attenzione Santi, recupera Remi. Poi prova ad involarsi sulla corsia di destra, ancora una sciabolata lunga in avanti verso le donne che la gira di prima a favore di Mignani, attenzione Mignani, si alza la bandierina dell'assistente, posizione irregolare dell'attaccante, calcio di punizione in favore dell'Orvietana. Siamo giunti al 39esimo minuto, è sempre 2-1 in favore della Pianese, gara assolutamente viva. Pronto ancora Ricci, Manoni, avanza Manoni, si ferma, prova a ricominciare da Congiu, la gioca corta per Orchi, chiamato in causa Marricchi. Quindi Ricci
con il sinistro, va a rilanciare bene per Fabbri che ce la fa a mantenerla in campo, bravo Fabbri. E poi però si alza la bandierina dell'assistente, la posizione del pallone è oltre il rettangolo di gioco, sarà rimessa. Palla lunga, in avanti, respinge ancora Ricci, dalle parti di Santi. Palla che rimbalza, Fabbri la mette giù, Fabbri molto bene, Fabbri si defila, Fabbri molto bene per Mafalù, va Mafalù, ci prova anche lui, un tiro non irresistibile, non colpisce benissimo ma con coraggio Mafalù ci ha provato. De Fazio, 5 minuti alla fine del primo tempo, un bellissimo primo tempo fino a questo momento. Il rilascio dell'estremo difensore della Pianese, Ricci respinge nella zona di Proia, la recupera Proietto che scivola ma Mafalù la recupera, attenzione Fabbri, Fabbri si muove, Proia si ferma, Fabbri non c'è nessuno, tutto chiuso, allora riparte da Orchi che allarga molto bene per Manoni, si fa vedere sulla corsia, Manoni scodella in mezzo verso Santi che la gira di testa, troppo debole per impensierire De Fazio. Grande intensità fino a questo momento in campo tra le due squadre. De Fazio guadagna qualche secondo e poi va al rilancio lungo, Congiu respinge, palla che carambola su Mastro Pietro che allarga ancora per Boccadamo, Boccadamo contro Lorenzini, attenzione lo punta Boccadamo, prova a far filtrare, lo chiude bene Lorenzini, angolo, il quinto della partita in favore della Pianese, uno ne ha battuti l'Orvietana. Non deve mollare l'Orvietana. Partita ancora lunga, lunga. Di nuovo l'angolo. Pronta a batterlo le donne, pallone scodellato in mezzo, respinge molto bene Santi, poi Proia, possibilità del contropiede dell'Orvietana, vediamo, sono 4 contro 4, palla lunga in profondità per lo scatto di Fabbri, irraggiungibile. Recuperato il pallone, sarà rimessa per Remi che la gioca ancora lunga, colpo di testa di Lorenzini, palla che supera le donne, poi in qualche modo la difesa riesce a liberare, pallone sempre in possesso adesso della Pianese, va ancora Ricci su Mignani, calcio di punizione. Viene recuperato da le donne, pronto ancora il numero 10, giocatori in area di rigore, parte le donne, il pallone in mezzo, svetta Mafalù, poi lotta Santi, recupera il pallone il numero 11, lo scambio con Fabbri che cambia tutto da quest'altra parte, un pallone corto ma recuperato bene da Manoni che allarga a favore del compagno Lorenzini posizionato a destra, Congiu, Orchi la gioca in avanti a favore di Proia che la mette giù, ancora Proia, vediamo se inventa, tocco corto a favore di Chiaverini messo giù, e qui però c'era il fallo, qui stavolta c'era il fallo, l'arbitro Franzò ha lasciato correre ma era netto l'intervento falloso su Chiaverini, nettissimo, l'arbitro ha fermato il gioco, ha segnato comunque un calcio di punizione in favore dell'Orvietana.
sarebbe stato almeno 10 metri più avanti, con la possibilità anche di tirare verso la porta. Vediamo Proi e Manoni, vediamo chi dei due la scodella in mezzo. Due minuti di recupero, si giocherà fino al 47esimo, fischio arbitrale, parte Proia la finta, poi Manoni la gioca lunga sul secondo palo, troppo lungo per tutti, troppo lungo, palla che si perde sul fondo. Pronto De Fazio, il rinvio del portiere lungo in avanti, palla che arriva dalle parti di Manoni che la controlla, poi la scaraventa alta, Chiaverini la domestica bene, poi non riesce a controllarla sulla pressione, rimessa laterale Pianese. Pronto Di Martino che lascia l'incombenza Loporto, giocato in avanti ancora Loporto verso Mignani, il colpo di testa di Congiu, poi Mafalù la mette fuori. Loporto, ancora Loporto, secondi preziosi che se ne vanno, palla verso Mignani che scivola ancora a terra in contatto con Congiu e l'arbitro dice che può bastare così, si va a riposo sul punteggio di Orvietana 1, Pianese 2, doppietta di Mignani, gol di Proia, ma è tutto aperto, è tutto aperto, un secondo tempo tutto da seguire, assolutamente non andate via. Noi ci fermiamo lì dalla regia e poi di nuovo collegati per il secondo tempo di Orvietana Pianese, 31esima giornata del campionato nazionale di Serie D. Gruppo Biagioli, edilizia, lavorazioni inerti, movimento terra, recupero e trattamento materiali inerti. Via Taro 6, Orvieto, telefono 0763 340784. 84. Omar, officina veicoli industriali. E riparazioni, allestimenti, pneumatici e servizio di assistenza di mezzi adibiti al trasporto. La Omar è centro revisioni automobili e veicoli industriali. Omar, via dei Tessitori 14, Bardano di Orvieto, telefono 0763 316284. IPC SRL, impresa Petrangeli Cesare, lavori edili e ferroviari, telefono 0763 316193.